Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG Mezzo Pieno delle ore 20. Il 31 maggio, l'1 e il 2 giugno a Ivrea c'è stato il Festival della Grande Invasione, della Grande e della Piccola Invasione. Non è stata un festival appunto solo di Ivrea, però ha coinvolto tutta l'Italia. Il comune a Natale ha benedetto la città di Ivrea con un albero decorato in piazza di città e bandiere colorate. In occasione del Giro d'Italia, le vetrine di Ivrea hanno partecipato a un concorso che premiava quello più grande. L'Ivrea, 1905, grazie ai miracoli del portiere, è arrivata in classifica ed è sei prima. Nel 2017, una bambina ha salvato la vita di una vicina che era rimasta incastrata nel motore di una macchina. La piscina comunale aveva i muri scrostati. Il comune ha deciso di tenerla chiusa tutta l'estate per fare i lavori di ristrutturazione. La scorsa settimana una mamma con la sua bambina hanno trovato un gattino nero che era stato investito da una macchina. L'hanno portato subito al cortile per farlo curare e dargli una nuova casa. Domenica 26 maggio, Ivrea è stata al centro dell'attenzione per la partenza della tappa del Giro d'Italia Ivrea Como. La città è stata abbellita con palloncini, luci e ombrellini rosa. La tappa è stata la più lunga del giro e il vincitore è stato Giulio Ciccone. La scuola elementare Costantino Mura è in piedi da oltre un secolo e tuttora ospita 290 alunni suddivisi in 10 classi. A Ivrea, vicino al liceo Gramsci, si stanno svolgendo dei lavori per creare nuove aree verdi per i cittadini. In via Osta, il 15 maggio di quest'anno, la mia bisnonna ha compiuto 105 anni, si chiama Cesarina ed è ancora viva. Gli spogliatoi della scuola media Giovanni Falcone sono stati da poco ristrutturati. Ora è possibile accedere di nuovo alla palestra. A gennaio di quest'anno il comune ha ristrutturato lo scivolo del Parco Dora, rendendolo più colorato e allegro. A Ivrea alcuni istruttori e alcuni giornalisti nel mese di maggio e giugno hanno creato progetti per diffondere la gentilezza dei bambini delle elementari.